Salve a tutti, sono Marco Palagi della Giovane Holden Edizioni. Volevo ufficialmente ringraziarvi e fare il punto della situazione del nostro progetto, della raccolta che stiamo facendo al 15 di luglio, quindi a metà del nostro percorso. E facendo un pochino di numeri, quindi me li sono scritti per non sbagliarmi. Allora, sono stati acquistati 154 ebook per un totale di 306,46 euro. Ci sono state donazioni libere per 700 euro, gli ultimi 30 euro proprio pochi minuti fa, e un totale, sono molto contento di questo, un totale di 1.006,46 euro. Quindi abbiamo toccato i 1.000 euro, sono veramente felicissimo a nome della Giovane Holden Edizioni, mio, di Miranda Biondi e di tutti quelli che ci hanno aiutato per veicolare questo nostro progetto al quale teniamo molto, al quale tengo molto proprio io in particolare. Vi ricordo che è possibile fare donazioni libere anche per chi non è appassionato di ebook, per chi legge o legge poco, fino al 31 di luglio. Purtroppo Facebook permette di creare eventi soltanto di 15 giorni. Quindi per stasera finirà, diciamo, la prima parte di questo nostro progetto su Facebook. Staremo fermi domani per permettere, appunto, ripartendo lunedì 17, di arrivare con 15 giorni al 31 di luglio e chiudere ufficialmente questa nostra iniziativa a favore dei bambini di Siget, delle strutture di Suor Teodorina e di Suor Bianca in Romania. Vi ricordo che al 31 di luglio faremo il resoconto di tutto quello che avremo raccolto ufficialmente, donazioni libere e non, e la chiusura avverrà con un evento particolare di cui vi parleremo nei prossimi giorni. Ci saranno libri in regalo, questo ve lo posso anticipare. Un aperitivo nella sera del 31 presso la nostra sede in via Ciabattini 91B a Viareggio. Chiunque sarà invitato, potrà venire, prendere libri gratis, mangiare e chiacchierare con noi. Ci sarà molto probabilmente anche un rappresentante della Fondazione Time for Life International. Ci saranno in vendita alcuni gadget appunto della fondazione, sempre a sostenere questo nostro progetto, a sostenere la fondazione stessa. E tutto il ricavato, come sapete, come avrete avuto modo di leggere dall'evento, tutto il ricavato di questo mese, di tutto luglio, insomma, verrà raccolto e portato da me personalmente nella prossima missione che ci sarà dal 2 al 10 di agosto. Partiremo appunto il 10 da Modena, sarà un bel viaggio e sarò felicissimo di portare tutto quello che avremo raccolto. Io vi ringrazio a nome mio, personale, a nome di Miranda Biondi, a nome della Giovane Holden Edizioni, a nome di Time for Life International per tutto quello che avete fatto fino ad oggi, per tutto quello che farete da oggi fino al 31 di luglio. Perché i bambini sono la fonte di gioia più preziosa e più grande che ci possa essere nella vita di una persona. Questo è quello che pensiamo noi e questo è quello che forse dovremmo pensare un pochino tutti, ricordarci quanto sia importante la vita di un bambino, quanto sia importante sostenerla, sostenerla con l'istruzione, sostenerla ovviamente con le cure, con il cibo e con tutto ciò che è necessario affinché si sentono amati, si sentano protetti e al sicuro. Grazie di nuovo, buone vacanze a tutti e mi raccomando, continuate a donare, continuate ad acquistare ebook. Grazie.